Ciao amiche, bentrovate sul canale, ciao amici. Video detersivi terminati del mese di settembre. Tra le schede vi lascerò naturalmente il mio video scoperte detersivi per quanto riguarda il mese di settembre e la playlist dove parlo appunto di tutti i detersivi, nonché la playlist dove ci sono alcuni tutorial riguardanti la pulizia, di cui magari ve ne parlerò via via nel corso del video. Iniziamo subito. Non sono tantissimi prodotti, ma ho tanti prodotti che sto testando, che sto per finire. Allora, iniziamo con questa. Questa è la candeggina profumata di alla lavanda di Risparmio Casa. Igienizza, smacchia, sbianca. Protezione per casa e per bucato. Allora, il prezzo non lo ricordo. 5 litri di candeggina. Non ricordo appunto, come vi dicevo, il prezzo. Non mi è piaciuta la profumazione e non è un granché... diciamo valida ai fini dello sbiancamento del bucato. Preferisco altri marchi, ad esempio per parlare sempre di un marchio low cost, mi piace ad esempio molto di più come lavora la candeggina di Tigotà. Quindi questa difficilmente l'andrò a ricomprare. Poi Quasar vetri, che è uno dei miei detersivi per i vetri preferiti. Pulisce benissimo, non lascia loni, pulisce benissimo tutte le superfici laccate, non si sente, ecco, l'ammoniaca, ma non se ne sente minimamente l'odore. Mi è piaciuto tanto. Sto provando un altro prodotto che mi sta veramente, mi ha colpito favorevolmente. Ve ne parlerò poi una volta terminato il prodotto, come ho deciso appunto di fare da un po' di tempo, perché se non lo testo sino in fondo non sono sicura di potervelo recensire a dovere, a meno che non si tratti di una grandissima ciofeca. Poi carta igienica, questa grandissima marchio Risparmio Casa, 4 rotoli, la carta igienica in pura cellulosa, rotolo più alto, dovrebbe essere una carta igienica maxi, in realtà è una carta igienica che dura tanto quanto quelle da un euro, da 99 centesimi. Non mi è piaciuta per niente, non la ricomprerò sicuramente. La carta igienica invece, questa Soft Dream di Eurospin, questa è una garanzia, 4 rotoli, ma veramente, veramente maxi, buonissima, costa mi sembra intorno a 1,89 euro, ma molto spesso la trovate in offerta, anzi se non è scaduta l'offerta, mi sembra che sia in offerta adesso ad 1,49 euro in questo volantino, ma non ne sono sicurissima. Detersivo Aromatherapy Pratic, questo si trova al discount Ecom, profumo intenso fino a 24 ore. Allora, il profumo è buonissimo, si sente, non dura 24 ore, comunque si sente, per essere un detersivo low cost si sente davvero davvero tanto. Unica pecca di questo prodotto è che fa veramente tanta tanta schiuma, però è un prodotto valido, esiste anche in altre fragranze, e la marca Pratic fa dei prodotti che costano poco, ma alcuni sono estremamente validi, come il gel anticalcare per la lavatrice che io provai in passato. Poi Scala detergente per il WC gel profumante con neutralizzatore di odori. Non mi è piaciuto neanche un pochino, non puliva assolutissimamente bene. L'avevo trovato in offerta anche questo sempre all'Ecom. È molto più buono secondo me e più efficace lo Scala, quello classico con candeggina.
quello è un portento perché è molto denso, rimane attaccato alle pareti del water, ve lo pulisce molto 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 bene, e io di questo non sentivo neanche il profumo che dice di avere. Un altro prodotto, cura lavastoviglie Dual Power Green Life, questo è attivo su grasso e calcare, consigliato ogni 3 mesi, si può utilizzare a pieno carico come potete vedere. Non mi è piaciuto per niente, l'avevo comprato dalla Lidl una volta che l'avevo trovato, che era uscita questa linea green, no, assolutissimamente no, non lo ricomprerò più. Così come da Lidl avevo comprato questo Thai disinfettante, sgrassatore disincrostante, efficace contro grasso sporco, batteri e calcare. Assolutamente, è un presidio medico chirurgico, posto che io non faccio i tamponi, quindi magari i batteri li andava ad eliminare. Per quanto riguarda il grasso, assolutamente no, non è assolutamente uno sgrassatore, ma è non sgrassa assolutissimamente niente, e anche a livello di anticalcare non mi è piaciuto neanche un pochino. Questo era trasparente, l'ho visto anche in una versione blu, magari proverò quello nella versione blu. Questo è indicato per il piano cottura, per i seggioloni, per le varie per i vari sanitari, ma è assolutissimamente un prodotto che a me non è piaciuto, pagato poco, ma vale veramente veramente poco. Poi Sole, lana e delicati, carezza di talco, questo pagato 99 centesimi in offerta da Ipersoup, il profumo con balsamo ammorbidente, dunque il profumo di talco, devo dire la verità, non si sente assolutissimamente. Un buon detersivo, lava, diciamo un prodotto senza pretese, ecco. Mi piace molto il Sole in polvere, ma questo qua per lane delicati, soprattutto per delicati che non sono particolarmente sporchi, va benissimo. Poi abbiamo quasi finito, allora vi mostro ancora, mi è caduto tutto, brava. Allora, questa confezione di Tea Light che io ho comprato in offerta 50 centesimi, mi sembra fossero 6, sì esatto, 6 Tea Light normalissime, dovevano essere al profumo di biscotti, di qualcosa di simile, sì, di cannella, noci, insomma una cosa natalizia che io ho utilizzato in piena estate, delle Tea Light, senza infamia e senza lode. Poi, queste spugne qua, Master Clean, salva unghie extra, perché hanno un'impugnatura, come mostra la foto, con l'incavo che riesce a non rovinare le unghie, non far graffiare le unghie, molto molto valide, soprattutto per il fatto che la parte diciamo abrasiva non si staccava dal resto della spugna, e durano veramente un sacco, della marca Arix. Io le butto poi praticamente nuove o le vado a destinare ad altri usi dopo un po' di tempo, perché sono veramente super super resistenti. Ce n'erano due in questa confezione, ne avevo anche un'altra confezione che ho dato a mia mamma, e anche lei ci si è trovata benissimo. Infine questo prodotto qua di Orfea, l'antiacaro, disinfesta dagli acari della polvere, presidio medico chirurgico a base di geraniolo, principio attivo di origine vegetale, è un prodotto eccellente. Io lo compro e lo ricompro, costicchia perché costa sui 5 euro, ma se voi girate un po' per offerte come faccio io, lo trovate anche a qualche cosa meno. È un prodotto super ottimo, davvero uno dei miei preferiti, assolutamente uno dei miei prodotti top che devo avere assolutissimamente sempre in casa, tant'è vero che ne ho comprato già un'altra confezione. Questi erano i detersivi che ho terminato in quest'ultimo mese.
Spero di esservi stata utile, di avervi tenuto quantomeno un po' di compagnia. Se avete provato questi prodotti, naturalmente fatemelo sapere. Se non li avete provati, provateli ugualmente, ditemi come vi ci siete poi trovate. Se avete naturalmente qualche prodotto da suggerire, io sono ben felice di testare nuovi prodotti e di farvi sapere quella che è la mia sincera opinione. Io vi ringrazio, vi auguro una splendida giornata, un bacio a tutte, alla prossima!